Io vorrei partire da una mia curiosità. Il brano di Fabio Concato, Mi innamoro davvero, era presente nel libro oppure è stato scelto dopo e perché? Ti ringrazio della domanda, perché Concato non è mai abbastanza celebrato. È vero. È stato scelto perché è un musicista di Milano e volevo che il personaggio di Fabio, che è un personaggio lombardo, e comunque insomma sì, di Milano, avesse una sua anche identità, un background musicale da boomer e che quindi conoscesse. Ci siamo confrontati su un po' di brani da suonare alla chitarra e questo è venuto fuori proprio perché volevo anche fare un omaggio alla musica, al cantautorato milanese che io amo moltissimo. Ho visto il film insieme al mio compagno, anche lui giornalista, e ci siamo ritrovati a dire: ah, qui sembri proprio tu, no? Qui sei tu. Quindi abbiamo vinto. E infatti volevo domandarvi se sperate che questo film apra un dialogo, no, tra chi lo guarda, perché magari mi sono resa conto che determinate cose potrebbero, determinate dinamiche, determinati errori anche che facciamo, non ce ne rendiamo conto, magari invece guardandoli dall'esterno ci possono aiutare. Sì, io posso dire che... No, volevo dire che spesso si ha un immaginario, no, delle cose che possono accadere e quindi quando una coppia pensa di andare in crisi o magari l'idea di lasciarsi, ti arrivano subito le immagini dei film o di altre cose, di gente che per esempio, non so, che urla, che sgrida, che va dagli avvocati, che si scanna, quindi tu dici: ok, se faccio questo passo, quello è quello che mi attende. Invece nel libro... Kramer contro Kramer. Ecco, esatto, ma anche tutte, anche nel cinema italiano si usa tanto la cacciara, quando due si lasciano e la guerra, no? E invece sia nel libro che anche nel film, secondo me era importante dare l'idea che esiste anche un territorio dove ci si può confrontare senza farsi la guerra, no? E credo che Michela l'abbia fatto molto bene in questo film, dove il dolore è inevitabile, no? Ma anche stare insieme, se una coppia non sta bene, è inevitabile. E quindi trovare un dolore che però sia trasformativo ed evolutivo e che si può fare senza appunto tirarsi le frecce l'uno con l'altro. Di cosa parliamo quando parliamo d'amore? Raymond Carver raccontava in una serie di racconti varie facce dell'amore attraverso magari anche dei gesti apparentemente insignificanti. Io penso in questo film all'inizio vediamo questi post-it lasciati nel frigorifero. Volevo sapere se avete dei gesti che ricevete o che fate non necessariamente al vostro partner, ma che vi parlano d'amore, che per voi rappresentano l'amore. Sì, è anche davvero che queste sono le classiche cose, cioè quei gesti lì piccoli ma che hanno un valore, un significato importantissimo e anche molto romantici, se vuoi, sono le prime cose che poi non fai più col passare del tempo all'interno, o cioè che tendi poi a dare per scontato, no? Come succede anche nella storia d'Anna e Marco, cioè all'inizio hai voglia di farlo, hai voglia di stupire l'altro, di sorprenderlo, e poi piano piano è come se questa cosa scomparisse, questa necessità scomparisse e non lo fai più. Invece penso che sia importante continuare a mantenere quella voglia, sì, di dirselo, che ci sia. Perché a volte smetti semplicemente anche solo di dirtelo, no? E invece è bene sempre continuare a ricordarselo e a dirselo quanto ci si vuole bene in qualche L'attenzione, modo. Secondo me, è... Mi stai per dire che mi vuoi bene? No, l'attenzione, sì. L'attenzione. L'attenzione è ovviamente una chiave di protezione della coppia, non c'è dubbio. Io gioco ogni tanto raccontando la verità che mio marito mi porta tutte le mattine la colazione a letto. Tutte le anche mattine. Quando lei non c'è, anche quando non c'è, no, ma c'è il cane. Quindi porta la colazione a me col biscotto per il cane che mangiamo tutti ciambellati sul letto. E è una cosa che lui ha fatto anche nei momenti in cui avevamo delle difficoltà o se avevamo discusso la sera prima. Era il suo modo di disinnescare questo, e il fatto che lui continui a farlo comunque dopo 10 anni, anche indipendentemente da che tempo fa, e nella nostra coppia, per me è un gesto fondamentale. Nel film si parla di paradiso inteso come l'erba del vicino, quasi, che è sempre migliore della nostra, quando poi in realtà spesso non è così. Perché abbiamo questa paura e questo bisogno continuo di confrontarci con la vita degli altri? Oggi poi nell'epoca dei social direi che è una tematica. Sì, perché noi abbiamo una società basata sulla fotografia, che quindi è il sorriso che di quello scatto, no? E dopo un secondo, dopo è finito. Perché non ci sono spazi per il confronto. Dicevo prima anche in conferenza stampa, non ci sono programmi televisivi o comunque le cose dove entrano veramente in maniera prepotente nella vita degli altri, dove raccontano le problematiche delle persone. Cioè noi raccontiamo agli altri delle feste, no? E lo si vede anche qui sui social, cioè vai a una festa e ti fai la cosa.
quando c'è un momento difficile quello è fuori dal tema. E quindi tu, guardando la vita degli altri, dici: ma l'unico scemo sul divano triste sono io qua, perché gli altri sono tutti a ballare, no? E quindi perché non c'è la capacità di perché c'è una società che ci racconta così, ecco. Grazie mille per il vostro tempo.